Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi parleremo della Giant TCR Advanced SL del vice campione del mondo Matteo Trentin. Prima di iniziare la puntata però, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di cliccare sul logo GCN Italia per iscrivervi al nostro canale. Questa bici si distingue per l'eleganza e la sinuosità delle forme, mentre la verniciatura è di un nero opaco semplice ma raffinato. Questa è la bici che Matteo usa in allenamento ed è possibile che durante l'anno ne utilizzi altre con verniciature personalizzate. L'attacco manubrio è da 120 mm della Giant Contact SL, montato sopra un paio di spessori che ha deciso di mettere per avere una posizione più confortevole. Larghezza manubrio 40 cm, sul quale troviamo il nastro sempre della Giant con delle grafiche in rilievo per migliorare il grip. Anche il supporto del computerino è sempre marchiato Giant. La centralina del Durace D2 sostituisce il tappo manubrio di destra e sono presenti anche i tasti sul manubrio per facilitare la cambiata quando si sprinta a mani basse. Nel carro posteriore di sinistra è collocato il sensore Ride Sense di Giant che misura cadenza e velocità. I freni sono tradizionali con un solo perno di montaggio, modello Durace 9100, così come i pedali. La guarnitura è una Durace 9150 con misuratore di potenza integrato che si mimetizza perfettamente senza quasi farsi vedere. La lunghezza delle pedivelle è di 172,5. Le corone anteriori sono 54-39 Durace, mentre il pacco pignone, sempre Durace, da 11 velocità con scala 11-30. Su questa bici, che ricordiamo lui usa solo per allenarsi, troviamo montati i tubeless da 25 mm della Cadex. Le ruote sono sempre Cadex da 42 mm. Questo marchio deriva da un vecchio progetto Giant ed è tornato alla grande lo scorso anno dopo un lungo periodo di stop. Anche la sella è Cadex con leggero scarico centrale. Il reggisella è un sistema altamente integrato che va tagliato per adattare le misure di chi lo usa. Una volta accorciato si può regolare di qualche millimetro l'altezza grazie a degli spessori che si inseriscono tra tubo e supporto sella. I portaborracce sono marchiati Giant. Veniamo ora alle misure. Trentin pedala con un'altezza sella di 77,4 cm, la distanza punta sella manubrio invece è di 58,9 cm, mentre il dislivello è 12 cm. Concludiamo infine con il peso totale della bici, che è di 6,9 kg. Questa era la Giant TCR Advanced, una bici che rispetto al modello dello scorso anno non è cambiata praticamente nulla, ma che speriamo possa portare fortuna al nostro Matteo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like. Vi ricordo che nella descrizione potrete trovare tutti i dettagli di questa bici. Adesso non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!